L'anno 2018, il giorno 1 del mese di giugno in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento il professor avvocato Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il senatore Matteo Salvini, ministro dell'Interno, che assumerà anche le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali, che assumerà anche le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole dottor Riccardo Fraccaro, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La senatrice avvocato Giulia Bongiorno, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie. La senatrice avvocato Erika Stefani, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi
e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La senatrice Barbara Lezzi, ministra senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole dottor Lorenzo Fontana, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il professor Paolo Savona, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie Presidente. Il professor avvocato Enzo Moavero Milanesi, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole avvocato Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La dottoressa Elisabetta Trenta, ministra della Difesa. Giuro di essere fedele alla Repubblica,
di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Professor Giovanni Tria, Ministro dell'Economia e delle Finanze. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi della Nazione. Grazie Presidente. Il senatore dottor Gianmarco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il generale Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il senatore dottor Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il dottor Marco Bussetti, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dove? Il dottor Alberto Bonisoli, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Benvenuto, Presidente. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole dottoressa Giulia Grillo, ministra della Salute. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Del giuramento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, prestato oggi, 1 giugno 2018, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, sono stati redatti distinti verbali firmati dai giuranti, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni.